Appartamenti, terreni, negozi, rivendite di fuochi d'artificio, autonoleggi per un valore di 10 milioni di euro riconducibili al clan Mallardo sono stati sequestrati nel corso di un'operazione di polizia effettuata stanotte e coordinata dalla Questura di Napoli che ha interessato alcuni comuni della provincia. Secondo le indagini, le società commerciali erano state acquistate o erano utilizzate per riciclare denaro sporco, frutto delle attività criminali del clan egemone di Giugliano. Questa operazione dimostra ancora una volta la pervasività della presenza in questo territorio di una camorra imprenditrice capace di infiltrare l'economia e la necessità per contrastarla di svolgere indagini qualificate che aggrediscono i suoi patrimoni. I Mallardo è uno dei clan al vertice dell'alleanza di Secondigliano, molto potente e difficile da debellare, ed è per questo incessante l'impegno delle forze dell'ordine che sta dando buoni risultati, come il sequestro di stanotte e il sequestro dei beni per un valore di oltre 50 milioni di euro effettuato lo scorso aprile alla Guardia di Finanza.